Benvenuti alla 28ª edizione del telegiornale mensile di Argenta. Ecco a voi le principali notizie. Il 6 dicembre, all'interno della manifestazione Gioca Argenta, è stata inaugurata la pista di pattinaggio e dalle 17 in poi si è svolta la suggestiva fiaccolata di San Nicola per le vie del centro di Argenta. Dal 5 dicembre 2009 al 17 gennaio 2010, presso il Centro Culturale Mercato, è allestita la mostra dal titolo Segni e Sogni di Silvia Tampieri. La mostra raccoglie il lavoro degli ultimi anni dell'eclettica artista argentana, non solo quadri, ma anche dipinti e decorazioni artistiche su mobili e complementi d'arredo. Filo conduttore dei lavori esposti è l'utilizzo dell'oro e dell'argento. In questi spazi si possono vedere un po' tutti i lavori che io faccio, dai quadri ai mobili dipinti, decorazioni artistiche e quadri decorativi, segni e sogni. Praticamente sono i sogni che si trasformano in segni, che possono essere segni su decorazioni o segni di fantasia per quadri e cose non reali, però che esistono nella fantasia, quindi i sogni diventano segni. Il 20 dicembre, dalle 15 alle 18, presso il Palazzetto dello Sport, si è svolta la festa di Natale della Cestistica Argenta, evento che ha visto coinvolti tutti i bambini e i ragazzi della cestistica in una giornata all'insegna dello sport e del divertimento. Presso il Museo delle Valli di Argenta si è svolto un incontro tra tutti gli ecomusei della regione per discutere di un possibile collegamento in rete tra i vari enti turistici in maniera di migliorarne l'efficienza e l'impatto sul territorio da essi tutelato. E oggi è una giornata importantissima per l'ecomuseo di Argenta perché ospita una serie di ecomusei regionali e non con diversi obiettivi. Il primo è quello di mettere in rete le esperienze regionali cercando di istituzionalizzarle, creando una vera e propria rete formale di organizzazione che attualmente non c'è in Emilia-Romagna, c'è in qualche altra regione. Più ci sono una serie di ecomusei di altre regioni che vengono a portare le loro migliori pratiche, quindi c'è uno scambio tra operatori che è molto positivo e molto utile in questi tipi di esperienze. Il 18 dicembre alle 21, sul palco del Teatro dei Fluttuanti, la Palestra Aquarium ha presentato il suo abituale saggio di Natale, riscuotendo un buon successo di pubblico. Open Media Educational ha avviato un nuovo progetto dal titolo La storia sei tu, incentrato sulla raccolta di testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai una storia da raccontare, contatta la redazione al numero di sovraimpressione 0532 85 28 97. Ascoltiamo ora l'intervento di uno dei nostri testimoni. La mamma è stata riconosciuta vedova di guerra e messa bidella nelle scuole. Tanto noi eravamo diventati grandini, ha capito? E appunto questo comitato orfani di guerra e il Monsignor Brasini ci hanno indirizzato ai collegi. Mio fratello maggiore, Leo, ha fatto il liceo classico in seminario e ogni volta che io e la mamma l'andavamo a trovare diceva «Mamma, a 18 anni vengo a casa, non mi interessa, metti i vestiti del babbo, ma voglio venire a casa perché io la vocazione di farmi prete non ce l'ho». E la mamma diceva «Stai tranquillo, Leo, che non ti farai prete, ti prenderò a casa». Il 16 dicembre, alle 21, sul palco del Teatro dei Fluttuanti di Argenta, la Palestra Kinesis ha presentato il suo consueto saggio di Natale. Eccoci arrivati all'ultima notizia. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!